Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Chiediamo a Giovanni la grazia del coraggio apostolico, di dire sempre le cose con verità, dell'amore pastorale, di ricevere la gente col poco che può dare. Il primo passo, Dio farà l'altro. E anche la grazia di dubitare tante volte, forse alla fine della vita si può uno chiedere: ma è vero tutto quello che io ho creduto o sono fantasie? La tentazione contro la fede, contro il Signore. Che il grande Giovanni, che è il più piccolo nel regno dei cieli, per questo è grande, ci aiuti su questa strada, sulle tracce del Signore.